Market Star, eccoci pronti per il nostro appuntamento mensile con l'analisi dei mercati e qualche consiglio di investimento, diciamo così, qualche strategia in questo momento sicuramente complicato e particolare per i mercati che sono soggetti a enorme volatilità con l'emergenza coronavirus. Insomma, i market mover sono sempre gli stessi e quello a cui guardano gli investitori è questo, insomma, non possiamo nascondercelo, ma noi con questo appuntamento mensile cerchiamo di indirizzare quantomeno verso la direzione più corretta. Allora, vediamo se riusciremo a farlo anche questa volta perché siamo a distanza. Io e Sara Silano di Morningstar Italy. Sara, ben trovata. Buongiorno a tutti voi. È Dobbiamo una nuova sfida quella di questo mese. farcela a distanza, ma con i mezzi che la tecnologia ci permette, riusciremo anche oggi a dare delle informazioni e degli strumenti di analisi per gli investitori. Assolutamente sì, ovviamente insomma è chiaro perché siamo a distanza, abbiamo parlato più volte anche delle ulteriori richieste che stanno arrivando da parte delle istituzioni per far fronte all'emergenza coronavirus e parto proprio da qui, Sara, partiamo proprio da questo, nel senso che al di là della volatilità giornaliera delle borse mi piacerebbe capire quali scenari possiamo tracciare per l'economia globale, perché poi ovviamente giorno dopo giorno si cerca di tirare un po' più le somme. Sicuramente i nostri ricercatori hanno fatto delle analisi per capire quello che potrebbe essere l'impatto sul prodotto interno lordo globale nel 2020 di questa epidemia, perché oramai possiamo dire che è un'epidemia che interessa tutto il globo, non solo la Cina, non solo l'Italia, e lo scenario medio prevede probabilmente un impatto sul PIL dell'1,5% nel 2020 e dello 0,2% sul lungo termine. Questo significa che praticamente sul lungo termine l'impatto di questo virus sarà molto, molto basso, ed è un po' l'impostazione che abbiamo sentito anche dagli operatori in questi giorni. Dobbiamo attenderci dei mesi più difficili, ma poi, una volta superati, anche l'economia potrà ripartire, perché una volta usciti dall'emergenza la fiducia dovrebbe tornare rapidamente tra gli operatori economici, quindi tutto dovrebbe ripartire. Teniamo conto però, guardando in questa prospettiva, di due ordini di fattori: dal lato dell'offerta e dal lato della domanda, perché dal lato dell'offerta dobbiamo tenere in considerazione l'aspetto dei malati, l'aspetto dei possibili licenziamenti, l'aspetto delle persone che adesso fisicamente non possono recarsi sul posto di lavoro, quindi se non ci sono forme di lavoro a distanza questo rappresenta un problema, e quindi anche di queste chiusure, misure molto restrittive. Dall'altro lato, dal lato della domanda, dobbiamo tenere conto di un fattore fondamentale, che è quello della fiducia degli operatori, e quindi in questo momento qual è la fiducia? Probabilmente siamo di qui, e questo è anche un aspetto su cui poi bisogna lavorare molto, a non incentivare, a non creare più che altro situazioni di panico ingiustificato. Un calo della fiducia dei consumatori, è chiaro, potrebbe portare a un minore i consumi delle famiglie, un calo della fiducia delle imprese potrebbe portare a ridurre gli investimenti, e quindi anche qui poi con contraccolpi nel mondo occupazionale. Questa è un po' la situazione. Sì. Poi è chiaro, tutti, compreso Morningstar, ha fatto scenari più ottimisti, più pessimisti, e scenari di base. Però possiamo dire che la storia anche di precedenti epidemie e crisi ci insegna che sul lungo termine queste poi tendono a avere un impatto minimo sullo sviluppo economico. Ok, certo, quindi una view che si basa sull'ottimismo, ovviamente che si basa su statistiche riferite a epidemie precedenti, perché questo bisogna sottolinearlo. Va bene, questo è già un, come dire, di buon auspicio per affrontare anche in modo più massiccio le sfide, visto che abbiamo iniziato questa puntata con questa parola, che ancora sicuramente dovranno arrivare. Senti, Sara, parliamo proprio delle previsioni per l'Italia. Quali sono, finora le vostre? Sì, l'agenzia di BRS Morningstar non esclude la possibilità di una recessione tecnica, che significa 2 trimestri consecutivi di crescita negativa in Italia,
in questa fase. Poi, se riusciremo a contenere l'epidemia, è chiaro che lo shock sarà temporaneo e quindi si potrà ripartire, non ci saranno implicazioni durature sull'economia ed è anche per questo motivo, appunto, che l'agenzia DBRS Morningstar non ha toccato il rating sul paese e in questo momento non ha intenzione di toccarlo. L'Italia, bisogna dirlo, ha avuto una crescita del PIL nel 2019 più bassa del resto d'Europa, quindi si trova già in una situazione di maggior debolezza dal punto di vista congiunturale e questa epidemia ha peggiorato la situazione. A questo poi si aggiunge il fatto che è comunque integrata nel resto d'Europa, quindi c'è anche un aspetto di proprio commercio internazionale che è da tenere in considerazione e un difficile compito per le autorità italiane che stanno cercando appunto di portare avanti, fermare i contagi e nello stesso tempo varare delle misure a sostegno dell'economia. Questo è molto importante perché comunque l'epicentro dell'epidemia sono anche le zone dove c'è più ricche e più importanti dal punto di vista economico per l'Italia. Delle macchine della crescita italiana potremmo dire, no? Perché la Lombardia e Veneto rappresentano circa il 30% del valore aggiunto lordo, più del 40% delle esportazioni e il 28% dell'occupazione totale. Qui l'importanza di misure a sostegno dell'economia. Ok, allora i mercati azionari globali però, insomma, ovviamente sempre considerando anche il coronavirus, ma facciamo un discorso più d'insieme, sono negativi dall'inizio dell'anno. Quindi, come si traduce questo per gli investitori? Cosa significa per gli investitori? Sì, dall'inizio dell'anno l'indice Morningstar azionario globale ha perso oltre il 17% a ieri, insomma è una performance negativa importante considerato che aveva fatto più 26% l'anno scorso. L'Italia ha patito un po' di più, l'indice Morningstar Italy ha perso quasi il 22% e è un po' più stata penalizzata anche dalla situazione. Il tema centrale quindi è il ritorno della volatilità. Però c'è anche un altro dato. Morningstar ha stimato infatti che il fair value, il valore eco dei titoli coperti dalla sua ricerca a livello globale, sia oggi sotto l'1, il punteggio di 1 è 0,92, quindi c'è una sottovalutazione dell'8% e questo significa che chiaramente i titoli sono sottovalutati e quindi che ci possono essere delle occasioni anche delle opportunità. Di acquisto tra quelli di qualità. A livello settoriale, chiaramente i settori più penalizzati saranno società di viaggio e del turismo, lusso potrebbe avere degli effetti anche però di breve periodo, invece società del biotecnologie potrebbero essere avvantaggiate almeno in questa fase. Dalle ricerche per trovare dei medicinali efficaci e questo importantissimo vaccino. Ecco, esattamente. Allora, torniamo per un istante, Sara, al lunedì, quel lunedì di questa settimana, lunedì nero delle borse. Piazza Affari, ricordiamo, ha perso oltre l'11% e al di là dell'andamento, insomma, assolutamente negativo di tutti i listini, abbiamo visto il petrolio, insomma, osservato speciale, l'altro protagonista, che ovviamente è soggetto a estrema volatilità sia per il coronavirus ma anche per la guerra dei prezzi. Insomma, qual è lo scenario? Cosa dobbiamo aspettarci su questo fronte? È stato l'altro protagonista di questo inizio di settimana davvero drammatico per le borse. C'è stato questo braccio di ferro tra Russia e OPEC sul prezzo del barile e un po' ha cambiato le prospettive in effetti del settore energetico. Il mancato accordo tra i paesi, appunto del cartello OPEC, Arabia in testa e Mosca, sul calmieramento dell'offerta ha dato un duro colpo alle quotazioni del petrolio. Abbiamo visto a inizio settimana, più l'espansione del coronavirus, anche questo ha inciso negativamente. Bisogna dire, soffermandoci più sul discorso del petrolio, che in effetti la rottura tra Arabia Saudita e Russia ha un po' colto tutti di sorpresa, è un po' stato questo l'elemento che poi ha scatenato anche il pessimismo e le vendite, perché si pensava che comunque qualche soluzione si sarebbe trovata e ci sarebbe stato un sostegno ai prezzi del petrolio, date le debolezze dell'economia attuale a livello globale.
E quindi il fatto che non ci sia stato ha scatenato un po', le vendite, ha lasciato di fatto libere, i produttori di aumentare la capacità di produzione. Ora, al riguardo bisogna anche dire che non ci sarà un aumento generalizzato. Di fatto sì, l'Arabia Saudita lo può fare, gli Emirati Arabi lo possono fare, la Russia probabilmente riporterà ai livelli precedenti lo scorso accordo dell'OPEC la sua produzione. Nel complesso però bisogna tenere conto di questa situazione congiunturale e tenere conto che però è una situazione, l'abbiamo detto prima, che potrebbe essere di, tra virgolette, breve periodo, per cui una volta ripresa anche la domanda di petrolio potrebbe riprendersi. Un tema un po' più di lungo termine potrebbe essere la diffusione delle auto elettriche, ma è troppo presto per dire che questo avrà un impatto sul prezzo del petrolio nei prossimi mesi, diciamo, forse anche Sì, anni. insomma, bisogna aspettare ancora un po'. Allora, altro tema, Sara, ora naturalmente per l'emergenza coronavirus ci si aspetta un intervento corale, diciamo di concerto, delle banche centrali. Aspettiamo domani. Insomma, la decisione, comunque il discorso della Banca Centrale Europea, mi chiedo se l'intervento, quindi il ruolo delle banche centrali potrà essere così importante, quindi l'intervento efficace come per esempio nella crisi del 2008. Le banche centrali sicuramente possono avere un ruolo nel mitigare gli effetti negativi di questa crisi. La Fed è già intervenuta, la Banca d'Inghilterra è intervenuta. Domani è attesa la riunione della Banca Centrale. Secondo alcuni operatori, ecco, la Banca Centrale ha un po' meno spazio di manovra, per fare il cosiddetto taglio dei tassi emergenziale, cioè legato alla situazione, però potrebbe adottare altre misure per garantire liquidità nel sistema bancario e, alle aziende. Tali politiche, bisogna dirlo però, e lo dicono tutti gli esperti, funzionano dal lato della domanda, per ad esempio contrastare un crollo della fiducia di cui parlavamo prima, mentre da quello dell'offerta, riduzione del lavoro perché la gente non può fisicamente andare a lavorare, è molto meno efficace. Per questo, si dice e si ripete in coro che è necessario un intervento di politiche fiscali. L'Italia sta cercando di varare queste misure di stimolo. Questi provvedimenti, ecco, potrebbero effettivamente avere un buon effetto moltiplicatore sulla crescita e risultare efficaci. È chiaro che uno sforzo coordinato a livello europeo sarebbe ancora più importante e a fine marzo è previsto proprio un summit e si spera che qualcosa in questo senso possa essere deciso. Le politiche monetarie, siccome non è una crisi solo finanziaria questa, anzi ha delle origini che sono al di fuori della Esatto. finanza, potrebbero non bastare, non essere sufficienti. Esatto, sì, per poi la differenza è quella perché si mette in relazione questa crisi con quella del 2008, ma ovviamente l'inizio, diciamo il focolaio, tanto per usare una parola sanitaria che si usa tanto, è diverso, no? Quindi Assolutamente, ecco. assolutamente, e questo è il punto che per questo comunque è difficile fare anche delle previsioni, perché ci troviamo in una situazione completamente nuova. Le precedenti epidemie erano state più contenute e avevano appunto avuto degli effetti di breve periodo. Qui ci troviamo di fronte a un'epidemia che è più su vasta scala, nello stesso tempo con un impatto che finora è stato più forte sui mercati, quindi tutte le analisi vanno tenute in considerazione, però anche con la consapevolezza che siamo di fronte a una situazione nuova. Ecco, qualche segnale positivo, giusto per dare anche dei, come dire, degli input positivi, ha cominciato ad arrivare dalla Cina. Quali sono le vostre previsioni su quell'area? Sì, fortunatamente appunto abbiamo dei segnali positivi dal punto di vista dell'epidemia che si è fermata, appunto che sembra esserci delle guarigioni significative, cioè dei dati incoraggianti da questo punto di vista. È chiaro che per l'economia cinese questo fermo che c'è stato di tutte le attività avrà un impatto. I nostri analisti prevedono, hanno abbassato, diciamo, le previsioni di crescita per il 2020 dal 4,7 al 2,2%.
sul lungo periodo, anche qui vale il discorso di prima, non dovrebbero esserci impatti molto significativi. Probabilmente questo sarà per la Cina il peggiore anno dal 1976, quindi stiamo parlando veramente di decenni, ma è comprensibile perché è stata l'epicentro della crisi, dell'epidemia, dove tutto è scoppiato, tutto è cominciato. La Cina può ripartire, ha i mezzi e gli strumenti per farlo anche velocemente. In generale, la nostra visione sull'economia cinese, comunque, anche prima dell'epidemia in corso, noi avevamo previsto in qualche modo una crescita del PIL del 3,25%. Su base decennale nel decennio, che è un po' più bassa di quello che è il consensus, che però ci sembra realistica dato il contesto in cui si trova oggi la Cina. Ecco, quali sono, Sara, giusto per spezzare un istante, questo momento dedicato alle previsioni, le buone regole per non farsi prendere dal panico in questo momento? La prima è legata alla volatilità, quindi alla necessità di tenere a bada degli atteggiamenti che possono essere irrazionali, che possono essere anche dannosi per il portafoglio. I mercati hanno fasi di rialzo e ribasso, lo sappiamo tutti, li hanno sempre avuti. Le fasi di ribasso possono però generare delle opportunità e questo può essere anche la situazione attuale in cui ci troviamo di fronte a delle sottovalutazioni di alcuni titoli. Sì. L'altro aspetto è il bombardamento di notizie e purtroppo spesso anche false notizie, fake news su questa epidemia. Gli investitori devono basarsi su quello che conoscono, dei mercati, delle valutazioni dei titoli, cercare di non fare previsioni, non farsi coinvolgere da questo bombardamento anche mediatico, dove a volte è difficile distinguere quello che è effettivamente descrizione dei fatti da quello che appunto purtroppo non lo sono, e per difenderci dagli alti e bassi dei mercati sappiamo che abbiamo un potente strumento che è la diversificazione del portafoglio. Questa vale sempre, anche in Ecco. questa situazione. Ecco, però è anche vero che la tentazione quando si ha paura, Sara, di uscire da tutti gli investimenti è forte. E in questo momento potrebbe essere un buon rifugio la liquidità? In situazioni di stress di mercato la tentazione di liquidare tutto è fo forte, però vendere i titoli dopo un forte ribasso significa portare a casa una perdita netta, con il rischio poi di non indovinare il momento per rientrare e quindi entrare quando sono già molto alti. La liquidità non è uno strumento di investimento per gli investitori di lungo termine. I rendimenti che dà la liquidità, ossia gli interessi, spesso, bisogna ricordarlo, non sono sufficienti a coprire l'inflazione, ossia il costo della vita. Per cui la liquidità non è uno strumento di lungo periodo, può essere di breve periodo, ma non di lungo periodo. Ok, allora Sara, seconda parte, quella dell'industria del risparmio. Intanto anche un amico diceva giustamente che fine faranno le azioni che noi abbiamo in portafoglio, no? Mentre parlavamo di questo a dimostrazione che in questo momento c'è paura proprio per gli investimenti che abbiamo fatto e l'abbiamo spiegato. Quindi assolutamente, insomma, abbiamo anche risposto senza volerlo al messaggio che è arrivato in questo momento. Seconda parte, l'industria del risparmio, dicevo, quindi cambiamo un istante tema. Domani, se non ricordo male, voi proclamerete i vincitori del Morningstar Fan Awards. Ci sono novità quest'anno e se sì, quali sono? Sì, e quest'anno c'è una grossa novità, la cerimonia sarà chiaramente in formato digitale, in formato online, proprio per ottemperare alle misure sanitarie di contrasto del Covid-19. Noi quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato il conto alla rovescia lunedì 9 marzo, domani proclameremo appunto in streaming i vincitori, sarà tutto disponibile sul sito morningstar.it. Non cambiano le metodologie di premiazione, non cambia la filosofia con cui Morningstar fa questo premio, cioè è l'idea che è quella di premiare i fondi e le società di gestione che hanno creato valore per i sottoscrittori non solo nell'anno appena trascorso, quindi il 2019, ma con continuità nel tempo e soprattutto con una metodologia rigorosa che è condivisa in tutta Europa. Questo è il nostro stile per fare le premiazioni e questo continuerà ad essere. Verranno premiate, oltre a fondi, in diverse categorie anche delle le società di gestione, anche in questo caso andando a cercare l'eccellenza nella gestione, la capacità di controllare i rischi, la trasparenza verso gli investitori e l'allineamento con l'interesse degli investitori. Quindi ricordo l'appuntamento è per domani, per
per la proclamazione dei vincitori. Ottimo, vedete che le cose non cambiano, certo devono essere rimodulate, mettiamola così, Sara. Allora, altra rimodulazione che è stata fatta, nel senso che ovviamente tutte le notizie ruotano intorno al coronavirus, non parliamo d'altro, però insomma non è che non ci sia altro di cui parlare. Per esempio, quest'anno il coronavirus ha offuscato la giornata internazionale della donna dell'8 marzo, no? Quindi al di là delle classiche cose che giravano soprattutto in internet, però se ne è parlato molto poco. Ma Morningstar non ha modificato i suoi piani editoriali e ha comunque messo in rilievo la figura della donna nella finanza. Che cosa è emerso? Sì, è importante che se ne parli. È vero, quest'anno l'emergenza ha un po' messo in secondo piano questa giornata internazionale, ma è importante che in finanza continui a parlarsi di questo tema, perché abbiamo sicuramente dei dati positivi e il dato positivo probabilmente sull'Italia è significativo. Noi abbiamo un 19% di gestori donna, che è una percentuale superiore alla media globale e soprattutto superiore ai grandi centri finanziari, però l'altra faccia della medaglia è proprio che in questi centri finanziari, come quelli americani o inglesi, le donne sono ancora sottorappresentate nell'industria del risparmio. E un po' questo sembra contrastare con tutta l'azione che le società di gestione stanno facendo all'interno delle aziende che hanno nei loro portafogli per chiedere un aumento, una maggiore rappresentanza femminile, ad esempio nei consigli di amministrazione. Anche l'industria del risparmio gestito ha bisogno di aumentare la presenza femminile. E al contrario, i nostri dati hanno in alcuni casi messo in luce che ci sono stati dei peggioramenti, cioè la percentuale di donne è addirittura scesa fra i gestori, anziché esserci stata una espansione dall'inizio del nuovo millennio. Quindi questo è un dato sicuramente su cui riflettere. L'altro dato importantissimo è che questa minor presenza femminile non è assolutamente legata a fattori di tipo di risultati o di performance, al contrario, probabilmente è una complicata combinazione di barriere strutturali, stereotipi che frena l'aumento del numero di donne nella Sì. finanza e anche come gestori. Le nostre analisi, ma anche altre analisi, hanno di fatto provato che non c'è alcuna influenza, alcun legame tra performance degli investimenti e una maggior presenza maschile, ma soprattutto le analisi confermano anche che laddove la presenza femminile nei consigli di amministrazione e vertici aziendali è più alta, ci sono migliori risultati finanziari. Probabilmente una volta che finiremo questa emergenza torneremo a concentrarci di più su questi temi, che sono temi per l'industria assolutamente fondamentali. Ottimo, Sara, direi che era anche giusto concludere un po' diversamente, insomma, almeno abbiamo parlato anche di un tema che effettivamente a più riprese emerge, in questo momento un po' offuscato come tanti altri, ma insomma, per cui vale la pena sempre sottolineare i passi che si fanno, no? In questo caso nel mondo della finanza. Sara Silano, grazie, Morningstar Grazie a Italy, voi. Market Star torna il prossimo mese, naturalmente con la view sui mercati. Grazie ancora a Sara Silano, Grazie a voi. grazie, grazie Sara. Noi andiamo in pubblicità. Allora, tra poco, attenzione perché con noi sarà collegato e sicuramente molti di voi lo conosceranno, Giancarlo Marcotti, economista, direttore responsabile di Finanza in Chiaro, che è noto per i suoi video che pubblica, insomma, su questioni di attualità e che hanno tantissime visualizzazioni, tantissimo seguito, e parleremo del modo di comunicare ai tempi del coronavirus, naturalmente senza troppi peli sulla lingua. Vi aspetto qua.